Vi incoraggio a proseguire nel lavoro di evangelizzazione, lo ha detto il Papa ai vescovi della Costa d'Avorio nel discorso consegnato al termine della visita ad Limina. Papa Francesco ha notato che questa chiesa locale vive una realtà dinamica, però occorre sempre vigilare affinché non abbiano il sopravvento i venti contrari del particolarismo etnico presente nella stessa fraternità evangelica o il desiderio di arrivare per strade più facili rispetto a quelle esigenti della parola di Dio. Papa Francesco ha sottolineato l'importanza della formazione dei laici e del radicamento più profondo nella parola di Dio che deve caratterizzare tutta la Chiesa in Costa d'Avorio.